l'ultima puntata di Si Staffetta VIP. Buone feste, buon Natale. Io sono il rosso, Marco. Sei il rosso, ciao Silvana, ciao a tutti. Ma anche tu. Anch'io insomma... comunque, un po' di rosso. Poi dopo dobbiamo brindare, eh. Assolutamente. Purtroppo è l'ultima puntata, però, vedetela, perché veramente tanti e tanti ospiti, no Marco? Tantissimi e tutti top, come dico io, davvero, ospiti, grandi ospiti oggi. Che dici, partiamo? Partiamo. Diamo la linea a Fabrizio. Ma grazie, grazie, sì, benvenuti alla decima e ultima puntata, ahimè, purtroppo, che dire, di questa grande Si Staffetta VIP, di questo grande format che sta andando veramente a gonfie vele. Lo dicono i numeri, lo dicono gli ascolti. E lo dice anche uno che di ascolti se ne intende, anche perché Play for You è fatta appunto di ascoltatori. La radio che si ascolta su www.playforyou.it e cliccate, ascolta la radio. Detto questo, vi restituisco la linea e buona trasmissione. Allora, ti dicevo, no, perché tu poi non sai, ne hai sentito tanto parlare, sì, me ne parli di Francesco, Chicco quando viene a casa, ma la mia amica Gingi, loro... Io li conosco, loro non mi conoscono, ma io li conosco tutti. Lo so, perché ne abbiamo parlato tante volte, e soprattutto il fatto di farli venire insieme. Tu devi sapere che il mio amico fratello, perché per me è mio fratello, non sveliamo ancora il nome. No, teniamolo lì. Per essere qui io devo ringraziare la sua migliore amica. Figurati, che è mia migliore sì, amica. Sì, ma perché tante volte l'abbiamo invitato, ma era sempre impegnato. Ti ricordi, ma dai! Stai scherzando! Figurati! Quelli credono, capito, che allora fanno teatro, non fanno Ma dove sono adesso? Ma va, sono arrivati! Ma no, sono a Casoria, però! Ma dai! Sono qui finalmente Gingi Comune e Massimo Masiella. Ciao ragazzi. Ma se ci fosse il pubblico, applausi e scena ferma. Mi siete tirati una gag tutti e due. Stavo dicendo. Ma è stata spontanea poi. A voglia. Che piacere, davvero. Che piacere avervi qui. Parliamo di Gingi, insomma, attrice da tanti anni, insomma, interpreta veramente tante... Tanti anni non si può dire, pochi anni. Pochi anni, ovviamente. Ma importanti, di spessore, bravo, di spessore. Nell'ultimo video ti abbiamo visto con Sannino. Dove sì. Interpretavi la mamma della sì. protagonista. Sì, bellino, mi sono divertita da pazzi perché non avevo mai fatti, ne ho fatto uno con lui, un altro con Rosario Milagio per il lockdown. Sono stata chiamata e entusiasticamente ho risposto e... E sei si è aperto un mondo, siamo divertente. Poi davvero, con questo look, bello. Questa mise, visto, lei devi sapere che è da noi a Nutrizione e Benessere. Allora, insomma, devo look. Ringraziare la dottoressa se sono tornata in forma. Va bene così? Ma oggi approfitto anche di dire, insomma, questi grandi successi. Tu devi sapere che io lo vedo dappertutto. Apro Facebook, apro Instagram, ma non perché lo fa lui. No, ma pure io ormai. Ma cioè, tu gli chiedi, hai messo il like? Non lo so, il però like. Vedi, che cos'è? Però poi vedi le tante persone che lo taggano, che lo amano. Il grande maestro, il grande artista. Addirittura mi hanno telefonato e saluto. Dall'estero. Che diceva, dottoressa, da puoi dare insomma un tuo contributo per Massimo Masiero. Ti giuro. Marco, lui è veramente, non ne parlo adesso come sorella, ma veramente da persona obiettiva a quello che lui è arrivato ed è diventato. Grazie dottoressa, grazie mille. La verità è, tu lo sai, è inutile che ce lo diciamo, cosa stiamo facendo? Vabbè, io sto portando in giro ancora questo spettacolo che l'anno scorso, tra l'altro, causa lockdown, ha dovuto fare un passo indietro, quindi non abbiamo potuto sopperire alle date che ci erano state consegnate, e col Teatro Pubblico Campano, che è Verso il Mito, uno spettacolo sulla cantante francese, la Edith Piaf, e con Francesca Marini stiamo portando in giro questo progetto che ormai sono 3 anni che va avanti. In più io riprenderò uno spettacolo a breve su Viviani, che è il mio spettacolo che ho in giro col Teatro Cerca Casa. E c'è un progetto abbastanza bello, abbastanza
importante che dovrebbe prendere corpo nel giro di un mesetto e mezzo. Ma però dai, non svelo ancora niente, perché no, chiaramente meglio che non lo dici. Io sono pure così. Dai, infatti. Diciamo con Massimo d'attori, d'attori vai, si può dire, come vedi questa ripresa? Ci sta aiutando la macchina teatrale a riprendere? Come pensi? Allora, la ripresa la vedo chiaramente fatta con i piedi di piombo, perché c'è paura da tutte le parti, da chi produce, da chi fa questo mestiere, da chi appunto fa l'attore, ma anche da parte del pubblico, perché chiaramente il pubblico ha bisogno un attimo di sentirsi tutelato per certi versi. E la preoccupazione, è inutile negarlo, c'è perché non si sa, non è finita, bisogna comunque avere rispetto per gli altri. Chiaramente quando si va a teatro, è vero, si indossa la mascherina, ci si misura la febbre, però è comunque una preoccupazione. Quindi vedo una ripresa, ma con una certa... Con moderazione. Moderazione, lentezza, preoccupazione, perché non si sa mai che cosa succederà domani. Quindi siamo all'ordine del giorno, ecco, viviamoci la... Beh, al Teatro Parenti, tu la settimana scorsa hai debuttato. Infatti, e più o meno la situazione a Milano è quella. Milano è quella, su una sala di 250 posti c'erano 80 persone, ecco. Quindi, ma ci rende tutti sicuri così, sì. Almeno il distanziamento ci mette nelle condizioni di stare un attimino tranquilli, no, questo poi ci vuole un dire, po' di tempo. Sì, ma poi voglio dire, insomma, tra i Novax e gente che ha paura di andare a teatro, gente che comunque è raffreddata, alla fine il teatro veramente si riduce al 30-40% rispetto a quello che era il pubblico di 2 anni fa. Quella è la verità. Poi diciamo che si per dà non parlare. Anche la possibilità alle vecchie produzioni. È vero. Di potersi esprimere, quindi il repertorio torna, è quello vecchio, quindi come nuovo ci si può proporre molto molto poco. Io guarda, dico ancora di più, che secondo me in Italia manca questa cosa, ma non per fare la solita retorica, cioè fare più programmazioni durante la giornata, sì. Quindi allestimenti più semplici, esatto. E variare dal mattino alla sera come si fa all'estero. Noi siamo lenti, siamo abituati ancora a queste 21 di sera. Ma giochiamoci la giornata a teatro. La sceneggiata a Napoli. Brava. Quello è riprendere. Tu me lo insegni, giusto? Ma quello sarebbe, vero? Esatto. Sì, sì. Teatro fare 2000 dei... all'epoca faceva, esatto. Dalle 11 del mattino alle 20:30 di sera. Spettacoli più brevi. L'ultimo spettacolo. Possono essere fruiti, no? Da tutti. Ma perché no? Cioè, una cosa facile che ancora siamo lenti all'estero, no, diciamo la verità, sono più pronti. Assolutamente sì, assolutamente. Comunque vedi perché abbiamo scherzato e giocato con questi due artisti, perché sono dei numeri uno, l'hanno permesso. Troppo. Vediamo gentile. Un attimo dalla radio il buon Fabrizio, che ci dici Fabrizio? Che ci dico, che dico, benvenuti, come si dice, anche il vecchio Totò, ma io non lo so imitare bene, però che ben venga. Allora, innanzitutto la domanda è per il grande Masiello, non me ne voglio aggiungere, no. Però arrivano e noi sappiamo che Massimo è un cantattore e chiedono in fondo, ti riconosci più nel ruolo di cantante o di attore? È una bella frecciatina, attenzione. Allora, guarda, mi riconosco nel ruolo che... Allora, se io faccio interpreto un personaggio in teatro, quindi da attore e... fa parte molto più di me, cioè mi rappresenta molto di più, mi appartiene molto di più, mi sento più attore. Se io canto una canzone che veramente sento, visceralmente sento vicino a me, mi sento più cantante. Mi sento un cantattore, ecco. Ti è chiaro? Ti è chiaro? Insomma... È chiarissimo. Allora, io voglio ringraziare la mia amica Gingy, il mio amico e anche grazie di a te, più, grazie a Massimo voi. Masiello, ti aspetto a casa perché Chicco ti sta aspettando. E niente, Marco, è stato davvero un piacere anche per anche me divertirsi. Grazie, tanto, davvero. Tanto, davvero. Grazie Marco, grazie dottoressa. Buone feste. Un bacio Fabrizio. Ciao. Buone feste. Grazie ancora. A te Fabrizio.
Ma grazie Silvana, sì, siamo in corsa perché il programma sta andando avanti anche a gonfie vele, come arrivano i messaggi dai vari amici che stanno seguendo questo format, portato in TV anche grazie alla dottoressa Silvana Di Martino che ha ideato questo si staffetta su Instagram, e adesso abbiamo sposato insomma la TV e abbiamo sposato anche il lato attorale, no? Con Marco Signorile, e l'abbiamo fatto diventare si staffetta VIP con gli ospiti VIP e non solo. Detto questo, vi restituisco la linea. La matematica del metafisico. Qui a si staffetta VIP e oggi con noi il mio amico Stefano Esposito. Grazie, ciao. Grazie Silvana, ciao. Grazie per l'invito. Grazie, ciao Stefano, benvenuto. E un saluto particolare a tutti gli amici di Si Staffetta VIP. Grazie a te per essere intervenuto. Ma questo titolo, ecco, la matematica del metafisico, ne parlavamo prima nel backstage, no, Marco? Io ero già preoccupatissimo e lui mi ha tranquillizzato, no, in merito. Lo conoscono in tanti, però per chi non lo conoscesse, di cosa tratta Stefano? Allora, la matematica è soltanto un argomento, diciamo, all'atere, quindi senza paura, cioè non vi preoccupate. Infatti anche a scuola molti si sono preoccupati per il fatto che si trattasse di matematica, hanno iniziato a scappare. Invece no, parla di un professore di fisica matematica che vive nella Pigna Secca, quindi è un ossimoro di per sé, perché un professore dalla razionalità abbastanza spiccata, certo, come un professore di fisica matematica, cioè proprio il massimo della razionalità, poi in realtà va a vivere nel quartiere più caotico e folcloristico di Napoli. Bene, e quindi promette scintille. Un grande successo. E Marco, tu l'hai letto? No, direi che... sto libro. Diciamo, direi che è proprio un bel regalo di Natale, nel modo più assoluto. Io non vedo l'ora di leggerlo. Sì, è molto bello, molto interessante. Poi lui, ecco, lo caratterizza molto. Nei vicoli della nostra Napoli, attraverso la Pigna Secca, ma tante altre strade napoletane, nei suoi post, insomma, avverti proprio quel sapore del caffè napoletano, della napoletanità. Fabrizio, c'è qualche domanda dalla radio per il nostro Stefano Esposito? Assolutamente sì, eccomi qua. La matematica del metafisico, giustamente l'argomento che si parla, del libro che è in mano. Allora, il tuo romanzo è più intriso di matematica o filosofia? Allora, in realtà c'è molta filosofia, perché in sostanza parla dei contrasti. E questa città è la città dei contrasti per eccellenza. C'è l'ordine di Via Caracciolo e c'è il caos della Pigna Secca. Alla fine, nei contrasti, leggevo poco fa, proprio mentre venivo qui in questo splendido studio di Via Toledo, leggevo che Napoli è un po' lo yin e lo yang, cioè in sostanza è questi contrasti che sono un po' complementari tra di loro, è come vedere un arcobaleno che si può apprezzare soltanto dopo che è venuta la pioggia. Quindi in sostanza la matematica è il pretesto per poter parlare del suo, diciamo, contrario, di quello che matematicamente è assolutamente imponderabile, quindi un po' caotico. E Napoli, come l'universo, in realtà riflette questa caoticità. Ma nella caoticità poi c'è un equilibrio, perché sostanzialmente gli elementi, diciamo così, distanti fondamentalmente poi si equilibrano in maniera naturale, potrei dire anche magica, visto che siamo a Napoli, nel cuore di Napoli, i monacelli, i fantasmi sono all'ordine del giorno, che però si affiancano al massimo della razionalità rappresentata dall'università, che è così monumentale, insomma rappresenta il sapere cristallizzato, certo, scientifico possiamo dire. Come sei simpatico, Matteo, no, veramente, sei molto simpatico, mi hai invogliato, voglio leggere il tuo libro, perché dal racconto si intuisce che poi c'è una bella narrazione. C'è una bella narrazione, sì. Ricordiamo Edizioni Mea, i nostri amici di Edizioni Mea, siamo entrambi accomunati dagli editori e sono stati anche il Trade Union, no? Insomma, nel conoscersi. Allora, Stefano, noi ti ringraziamo per essere stato a Si Staffetta VIP. Comprate il libro, è una buona idea per il nostro Natale. Siamo ormai a pochi giorni dal Natale e quindi la matematica del metafisico. Sì. Ciao Stefano. Grazie, ciao. A te Fabrizio. Grazie per la linea, io la accolgo molto volentieri perché voglio salutare tutte le persone che ci stanno salutando, appunto, che ci stanno mandando dei messaggi particolari, dei complimenti innanzitutto per la trasmissione, perché la seguono, la trovano molto 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 interessante
E c'è anche un altro canale che io non ho aggiunto, a parte il digitale terrestre, ma potete seguire Si Staffetta VIP sui canali YouTube, appunto, di Play4U Web Radio, canale YouTube, e anche Si Staffetta Web TV. Mi raccomando, non mancate. Detto questo, a voi la linea. Allora, a milanese, ma noi no. abbiamo... Vedo che ti lo voglio, trattieni. Ti voglio dire che non solo voi a Milano fate il panettone d'élite. Io no. qui c'ho un mio caro amico, che voglio dire è uno chef rinomatissimo, ma lo so, tu lo conosci. E insomma oggi ci è venuto a trovare Jadore, solo il nome. Vincitore di Cuochi d'Italia insieme alla sua Emanuela. Oggi ci ha portato l'altra figlia, eh? Scusa, dottoressa, aspetta, dottoressa. Qui, Daniele Unione e Rita. Ciao a tutti. Ciao. Grazie per essere... Grazie per essere intervenuto. Abbiamo Marco insomma, da Milano, che è piacere. Con noi, che ci viene a trovare tutte le che sta con noi per Si Staffetta VIP, la sua parte VIP. E quindi oggi ne parliamo proprio del panettone. Come ti è venuta st'idea, tu da chef, a pensare il panettone? Sì, infatti, diciamo, io sono uno chef della cucina partenopea e mi è venuta l'idea di fare il panettone Jadore, che è un mio soprannome che amo tantissimo. E in realtà me l'ha consigliato proprio mia figlia Rita. Eccola qui. Buonasera. Ciao Rita, buonasera. Buonasera. E abbiamo pensato a questa versione del panettone tradizionale e artigianale. Questo perché? Perché era un po' come prendermi la chiave di tutti gli amici ed entrare a casa il giorno di Natale. Anche se, comunque, essendo io uno chef, mi avvallo di un pasticciere, diciamo, molto rinomato napoletano bene, che mi dà qualche consiglio e mi aiuta un po' sulla produzione. Questo è quanto. Non poteva non mancare l'idea di un panettone salutissimo. Ecco perché è venuta dalla nutrizionista, no? Un panettone appunto fatto con delle farine molecolari che comunque dà un'alta digeribilità. È per la persona celiaca ed è per la persona che ha delle intolleranze al lattosio. Ovviamente a morso, detto tra noi, tra le persone normali che vanno trovando un panettone a Napoli, diciamo, c'è un po' di differenza. Però è un prodotto che può far sorridere anche l'amico che magari quel giorno a Natale può dividere e condividere con gli altri amici a casa. Nonostante c'è una patologia. Nonostante una patologia. Questo però è il tradizionale. Questo vi ho voluto omaggiare. Dopo grazie, lo apriamo, Dopo grazie, documentiamo. Diciamo, al consiglio che mi ha dato mia figlia del panettone Jadore a pistacchio. Ecco. Pistacchio ormai sono anni che regna sulle nostre tavole, nelle nostre cucine, sia in versione salato che quello dolce, e così vi ho mangiato di questa piccola chicca. Grazie, Silvana, grazie, scusa, tu tiri io di qua e via. Vabbè, allora ditelo. Guarda lì. Questa è la crema pistacchio che facciamo sempre noi. Questa è una brochure che spiega un po', diciamo, quello che lo chef Jadore si occupa. Ecco, chef a domicilio. Decidi tu cosa mangiare. Facciamo eventi. E niente, nient'altro. Ecco il nostro panettone. Flavio, il nostro regista, seguimi, ti prego. Seguimi in questo momento. Che eccolo è qua. Unico, fantastico. E poi perché la crema da parte, Daniele? Crema da parte perché è un consiglio per non esaltare il prodotto. Essendo un prodotto artigianale, quindi automaticamente fatto con lievito di madre, cosa succede? Mettendo la crema e mettendolo magari ad aspettare il giorno in cui verrà consumato, potrebbe avere qualche esaltazione. Vedi. Allora, e poi è anche simpatico, insomma, a tavola ne voglio un po', ne voglio anche, insomma, un po' come si fa con la Nutella. È vero. È profumatissimo, fra l'altro. No, ma io direi di tagliarlo e assolutamente. Lo assaggiamo. Facciamo vedere anche, diciamo, la lievitazione madre del panettone. Rita, quanto è importante il tuo intervento in questo progetto di papà? Vabbè, io diciamo che non sono, diciamo, del mestiere, però ho consigliato più i gusti di tendenza, tipo appunto il pistacchio, poi ci sono fichi e farro, creme amarena,
quindi svariati, diciamo, gusti che sono più... è la nutrizionista di casa. Ecco, è lei che va a bilanciare un po'. C'ha un'educazione alimentare che è diversa che ci vuole. Che ci vuole, assolutamente. Perché ricordiamo che durante le feste si esagera un po' e magari l'attenzione al particolare, alla caloria, ecco, nel caso che ci parlava Daniele, per i soggetti che hanno problemi di intolleranze, di celiachia, non è detto che non debbano assaggiare il panettone. Certo. Quindi è importante mirare e naturalmente capire proprio i prodotti giusti da poter poi integrare nell'arco di una abbuffata natalizia. E ci sta. Viva Natale, viva Giadoro. Allora, Daniele, Rita, grazie per essere stati con noi. Grazie a te, tutto mi raccomando, Giadoro sempre sulle vostre tavole. Grazie e buone feste a tutti. Intanto poi noi dopo lo assaggiamo. Vi diremo. Buon Natale, Giadoro. Grazie. A te, Fabrizio. Ma che bontà, grazie al chef Chador, che buono. Io poi lo aspetto sulla mia tavola, ma ti aspetto anche a casa. Detto questo, niente, vi volevo ringraziare, no, per tutti i messaggi che ci stanno arrivando, specialmente per gli auguri di Natale. Grazie veramente tanto. Si staffetta VIP e anche questo. Io vi restituisco la linea e al prossimo ospite. Un bacio. Hashtag 12 papà. E con noi il mio amico Giovanni Salzano. Ciao Giovanni, benvenuto. Dovete sapere che lui è agitatissimo, perché lui scrive benissimo, giornalista, pubblicista, autore di libri, però quando deve lì, davanti alle telecamere, come hai detto prima, impacciato, invece detto, siediti, stai tranquillo, sei tra me e Marco, assolutamente. Sicuramente ti aiuteremo a dire quello che hai dentro, perché ne hai tanto, insomma, voglio dire, simpaticissimo, gentilissimo, tu sai, insomma, la mia predisposizione per le persone che più umili, più semplici, ma che sono veramente con un grande spessore, e questo è Giovanni Salzano. Parliamo di questo libro, Marco, io te lo passo, così... Davvero, insomma... devo dire che in queste ultime puntate di Si Staffetta stiamo conoscendo davvero e stiamo dando spazio ai libri, no? Cosa per noi molto importante. Sai, Silvana, te lo dico anche a te, Giovanni, avevo fatto uno spettacolo teatrale sull'hashtag, proprio. Ah, sì, interessante. Poi la pandemia l'aveva bloccato, era un monologo in merito a questo. E parlaci di questo libro, perché assolutamente... oltretutto può essere anche un ottimo regalo di Natale. Diciamolo, siamo sotto Natale, allora. È un libro leggero, che parla di temi importanti. L'idea è quella di ragionare su questo nuovo modello di paternità, no? E su questo nuovo modello di famiglia, che è completamente diverso, no? Della famiglia, insomma, abituati, col papà che lavorava, col papà sempre ai margini. La famiglia classica, no? Esatto. Quella del mulino bianco. E c'è del sessismo nella paternità. I padri sono sempre visti ai margini, no? Voi immaginatevi il fasciatoio. Dove sta il fasciatoio, Marco? Dal lato della mamma. Dal lato della mamma, giusto? Nei bagni dei centri commerciali. Nel bagno delle donne. Certo. Ogni volta che vado al centro commerciale con i miei figli, devo fare evacuare il bagno. Alla famiglia del mulino bianco, no? Quando vedi le pubblicità. C'è sempre la madre che cucina e il padre che è tutto carino. Ma sta lì. Esatto. È la mamma che fa tutto, e la mattina in realtà ci svegliamo in mia moglie, ci lanciamo questi bambini, uno fa il caffè, uno ci lancia la brioche, insomma siamo assolutamente coordinati, insomma, non è che non faccio proprio nulla, cioè mi piacerebbe anche col giornale in mano. Ma non è più quello non il prototipo del papà, e quindi è questo che diciamo. In modo leggero racconta questa paternità. Molto simpatico questo libro, bravo, mi piace proprio, è da leggere nel modo più assoluto. E soprattutto nelle feste di Natale. Dalla radio c'è qualche domanda, Fabrizio? Sì, sono molto curiosi, innanzitutto volevano capire dove trovare il libro, perché così da comprarlo, se si poteva comprare anche online, ma credo di sì. E poi, hashtag è un po' un simbolo dei giovani, com'è che si trova adesso un papà ad avere attempato confidenza con questi simboli, anche altri che si usano adesso, insomma, nei social? Allora, ti dico, il libro lo trovate in qualsiasi libreria Feltrinelli Mondadori, negli store online classici, insomma Amazon, insomma si trova un po' in giro, è ben distribuito, insomma, nelle librerie classiche e anche nelle piccole librerie, diciamo. E invece l'hashtag nasce perché in realtà io scrivo, e scrivo per un blog di papà che si chiama Barba Papà, che è una community di papà che, insomma, fa del... che sostiene questi papà, la paternità attiva, no?
E quindi nasce con quel linguaggio, è un libro che nasce da quel linguaggio social, quindi anche se sono un po' demodé, in realtà nasce da quel mondo lì, quindi una scrittura veloce e trasla, insomma, il meccanismo ironico della rete su carta. In realtà troverete molta web in questo libro, proprio quel linguaggio lì. Allora, bene, bisogna leggerlo. Assolutamente. Hashtag 12 papà di Giovanni Salzano. Giovanni, grazie per essere stato con noi. Buone feste a te, ai tuoi figli e tua moglie. Ti seguo sul social, sei simpaticissimo. E mi raccomando, su questi papà. Ciao Giovanni, grazie. A te Fabrizio. Ma grazie Silvana, come sempre, della linea. Io vi voglio ricordare il collegamento che c'è con il canale YouTube di Si Staffetta Web TV. Sì, perché iscrivetevi al canale, evidenziate la campanella, perché ci sono tante altre puntate da vedere. Io devo anche ricollegarmi adesso con Silvana e Marco dallo studio di nutrizione e benessere, dove ci è venuta a trovare appunto un'amica. È tornata per gli auguri di Natale, ma per vedere anche, insomma, tutto quello che avviene a Napoli nel periodo natalizio. Meraviglioso, buonasera. Eccola qui la nostra Nicoletta Bruno, ed è venuta qui proprio per anche capire e dirci com'è andata queste prime puntate che abbiamo fatto per Si Staffetta VIP, se ci sono stati dei riscontri, se ci sono state delle manifestazioni. Certo, siete stati meravigliosi, abbiamo ricevuto email, contatti e vi ringrazio, perché questo dimostra l'affetto che il pubblico prova per voi. Meravigliosi, veramente. Questo ci gratifica, perché era questo l'intento, e davvero i nostri teleascoltatori, i radioascoltatori hanno una sensibilità particolare, vero? Certo, noi questo l'abbiamo visto nel percorso. Vedo in modalità remota, ce l'avevamo ripromessi, no? Chi abbiamo in modalità remota, Nicoletta? Abbiamo Nadia, che è una delle nostre più amate volontarie. Questa donna si chiama Nadia Granò. Viene dalla zona delle Marche e scende periodicamente come volontaria a visitare Danilo e i bimbi, la nostra missione. Benvenuta, vero Nadia? Nadia! Benvenuta Nadia, benvenuta. Dove si trova adesso in questo momento Nadia? Io mi trovo nel mio ristorante che sta a Copra Marittima e ho il vestito da poca perché faccio la poca. Nadia, senti, io vorrei chiederti proprio in prima persona la soddisfazione che prova un volontario sostenendo questa magnifica associazione. Guarda, io posso dire che dopo tanti anni di esperienze che avevo nel campo, con Daniele è stata veramente l'ultima possibilità che mi ero data, perché dopo tante delusioni avevo deciso di lasciar perdere. Però ho incontrato Danilo e ho visto proprio una persona corretta, che ci mette passione, poi tra l'altro, perché è proprio presente nel lavoro che sta svolgendo. Quindi ho conosciuto Danilo e qui in Italia, perché lo seguivo su Facebook. Poi sono partita, poi io e il mio compagno andammo giù a trovarlo e andiamo su quest'isola che non si fa, è un'isola di pescatori, non c'è niente, non ci sono turisti, non c'è alberghi o quant'altro. Una possibilità nella vita, perché ovviamente lui punta molto sull'istruzione e quindi dà una grande possibilità a loro di modificare il loro percorso di vita, tra l'altro. E i bambini sono il nostro futuro alla fine, no? Cioè, se tu coltivi bene, alla fine puoi avere dei risultati. Allora, loro sono sempre sorridenti e dicono sempre bonjour e merci, a differenza magari di quanto succede nei nostri popoli di primo mondo. Ma desidero precisare che il Madagascar è multietnico e ha differenti religioni per quanto riguarda
l'approccio al Natale, quindi c'è una minoranza di cattolici che festeggia il Natale, ma altre persone che appartengono ad altre regioni, la musulmana, l'animista, che non lo festeggiano. Quindi è un pool di varie religioni. Ma comunque Natale è sempre Natale in tutto il mondo. Certo. Nicoletta, noi ti ringraziamo per queste belle puntate che ci hai dedicato. Mi raccomando, meglio un caffè in meno e non aiutare un bambino. Quel bambino potrebbe essere nostro figlio, potremmo essere stati noi se non fossimo stati così fortunati. Quindi mi raccomando, facciamolo. E poi il 5 per 1000, quando fate la dichiarazione, 97 76 66 50 151, trovate tutto sul nostro sito. Mi raccomando, buone feste e soprattutto doniamo. Ciao Nicoletta. Ciao, grazie. Buon Natale. Buon Natale anche a te. Sono la dottoressa Silvana Di Martino, biologo nutrizionista. Vi porterò per mano attraverso il benessere, ma non solo quello fisico, anche quello psicofisico. Il segreto? Cambiare lo stile di vita. Il tutto e subito delle diete fai da te e del momento non solo non risolve il problema, ma provoca ripercussioni sia sul piano dell'umore che quello fisico e di quello del metabolismo. Nutrizione e prevenzione. Beh, io adesso vorrei vedere e parlare con te di un'azienda che ci ha accompagnato nelle 10 puntate, no? Ha creduto in noi. Che ha creduto in noi. Vorrei salutare il mio amico Fausto Flavi e tutta la sua equip. Assolutamente. Abbiamo visto tanti dottori, bravissimi, preparatissimi, per parlare proprio delle innovazioni dei macchinari di top quality. E quindi, niente, salutiamo anche loro e gli auguriamo buone feste. Assolutamente, no, Marco? Ringrazio anch'io personalmente Top Quality Group per essere stati con noi in queste 10 puntate. Grazie ancora. Grazie. E buone feste anche a voi. A te Fabrizio. Eh sì, grazie, riprendo io dagli studi, sono sempre più emozionato per questa riuscita di questo format che abbiamo portato in TV, grazie anche a voi che siete lì in studio a condurre insieme questa grande trasmissione che si chiama Si Staffetta VIP, e mi raccomando, continuiamo così, ad maiora, come si dice, a voi la linea. Un attore importante qui a Si Staffetta VIP, tutti i nostri ospiti sono importanti, ma quando si presenta un attore come Ciro Capano, insomma, è emozionante. Benvenuto Ciro. Grazie a te. Sai che la puntata scorsa abbiamo avuto tua moglie nel film di Salemme, l'amica Patrizia Di Martino. Ah, Patrizia Di Martino, bravissima. Sì, bravo, è stata prima. Bravo. Beh, Ciro, tanta roba. Ciro, tanta roba ed è arrivato il meritato successo. Beh, diciamo il meritato successo, se si vuol dire così, ma la felicità nell'aver portato avanti un mio grande amore, che è anche il cinema, perché io provengo dal teatro, però ho avuto questa grande fortuna nell'anno scorso di lavorare con Mario Martone, con Quirido Io, poi con Vincenzo Salemme, con tutto il cuore, poi la ciliegina sulla torta è venuta con Paolo Sorrentino, che mi ha scritturato in questo film, affidandomi un ruolo molto importante di Antonio Capuano, che io sono onoratissimo di aver portato a termine con grande ansia, devo dire la verità, però ho visto il film ed è favoloso. Dico a tutti, andatelo a vedere, perché veramente Paolo Sorrentino ha fatto un capolavoro. E immagino che per un attore lavorare con Sorrentino, al di là dell'esperienza e del bagaglio, del background proprio, sia sempre una grande opportunità, no? Io ho lavorato con tante persone, però scusatemi se forse non si dice, ma sento di dire, lo dico, questa esperienza con Paolo Sorrentino me la porterò per tutta la mia vita, finché Dio mi darà vita. Me la porterò dentro di me, perché è stato un momento molto bello della mia vita, perché quest'uomo al provino mi ha dato fiducia,
E io sono abituato anche nella vita, a chi mi dà fiducia, di ripagare 3 volte, 4 volte coloro che mi hanno dato fiducia. Lui ha creduto in me e io non potevo venire mai meno a una fiducia accordatomi. Quest'è. Vedi, l'umiltà dei grandi. Sì. L'umiltà dei grandi, Ciro. Quanto è importante la gavetta per arrivare? Allora, tu sei sempre, cara Silvana, sempre eccezionale, perché hai colto anche non sapendo un momento molto importante. Io nasco con la sceneggiata. E volete sapere una cosa? Quando io vado al Provino con Sorrentino, lui che cosa mi dice? Esordisce, prima ne parlavo con Marcello, dice: guarda, io hai fatto tutte queste cose, però sai la cosa che mi ha colpito di più qual è stata? Dissi io, qual è? È la sceneggiata. Tu hai fatto la sceneggiata, sì. È l'eco che l'hai fatto con Beniamino Maggio, Rosalia, Tecla Scarano, Trottolino, Formicola. Sì, e tu sei stato un uomo fortunato, Paolo Sorrentino a me. Lui disse, aspetta, il Provino può aspettare, parliamo della sceneggiata. Poi, devo dire la verità, ma il rispetto alla gavetta che io ho fatto, perché io nasco con la sceneggiata, lui, l'ultimo giorno di riprese, quando io ho fatto quella scena sulla grotta, dentro la grotta di Posillipo, lui mi disse, mi abbracciò e disse: bravo, complimenti, come si vede che vieni dal teatro popolare, che forza che hai. Questa cosa fu di un'emozione tale, perché ho ricordato il mio debutto a 14 anni con quei mostri sacri, stando sempre in silenzio, è come una spugna, ho assorbito quel poco che so fare. Questa. Ma è quello che diceva Silvana, appunto, quando si ascolta, no, e si osserva e si mette nelle condizioni di imparare continuamente, no? Probabilmente fa la differenza poi nel tempo. Il capocomico, quando io ho debuttato, ha detto, io andai, giustamente, ma posso avere una paga? A paga? Tu mi devi pagare tu a me per stare qua, ma con me, tu mi devi pagare tu a me, e va bene, ma ci vuoi stare? Sì, apprendo. La signora Luisa Conte, devo fare questa situazione se tu permetti, io provenivo dal generico primario, che fa la parte del cattivo, no? Nella sceneggiata, e già mi affidavano questi ruoli Mario Merlo, Pino Mauro, io avevo i miei 18 anni e già mi affidarono questi grandi ruoli. Io prendevo una paga eccessiva nel 1978, prendevo 110.000 lire a sera, era enorme, era sto tanto, parlando sì, certo. di 40, 43 anni fa, sì. Era enorme. Quando mi chiamò la signora Conte e disse: senti, ma a te fa piacere venire qua? Dissi: signora, per l'amor di Dio, ma ti devi dimenticare i soldi che prendi la sceneggiata. Io la guardai e disse: signor, ma io vi pago io a voi per stare con voi qui. Vedi quello che dicevamo e lei prima. Rideva, signori disgraziati, si vede. Così. Però ringraziando Dio ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con quei grandi, che Nino Taranto, Carlo Taranto, Luisa Conte, De Vico, D'Alessio. Perché allora dissi no a dei soldi, però ne ho guadagnati. E oggi sei nel film di Sorrentino. Vabbè, mica mi sono bau. Vediamo dalla radio se ci arriva qualche domanda. Fabrizio. Sì, ciao, benvenuto Ciro. Io grazie. Nel frattempo mi presento perché non ci conosciamo. Io ho tirato fuori una domanda in particolare, perché chi ti segue è un po' curioso, sai come sono queste domande dal pubblico. Speriamo che io sia all'altezza di rispondere a questa tua domanda. Sicuramente, perché vi chiedono: hai interpretato tanti ruoli, no? Qual è il personaggio che ti rappresenta maggiormente tra quelli che hai... Chiedo scusa, ma in cinema oppure in teatro? In cinema. In cinema ho avuto questo grande piacere, come ho detto prima, che ho interpretato questo grande attore, questo grande regista che è Antonio Capuano, che Paolo Sorrentino mi ha dato questo grande onore, dopo aver superato un provino non facile con Paolo. Però una cosa che mi sta anche a cuore è quello che con Pasquale Scritieri, che mi affidò
un ruolo da protagonista con Giorgio Albertazzi, che interpretava un pubblico ministero, e là, confrontandomi con un mostro sacro, avendo di fronte Albertazzi che mi guardava, è stato veramente non facile affrontare un grande attore come è stato Giorgio Albertazzi. Ho avuto la fortuna di incontrarlo, di conoscerlo. Esatto, e questa è stata una delle esperienze belle. Poi sai, uno quando rilascia interviste magari non riesce a ricordare altre cose che ho fatto, ti può sembrare strano, ma io se non ho un foglio davanti del mio curriculum, io vado in palla, non riesco più a ricordare. È vero, anche qua. Però questa cosa mi è sembrata così, perché l'ho sentito con grande amore, questo rapporto che ci fu anche con Squitieri, perché Squitieri ebbe, ecco, mi vide, ebbe fiducia in me e disse: senti Capano, io non ti conosco come attore. Ho guardato i tuoi occhi perché mi serviva un attore per combattere lo sguardo di Albertazzi, perché io giro in primo piano. E lui mi prese così: io ti do fiducia, disse, io non ti ho fatto nemmeno il provino, ho guardato la foto e mi sono piaciuti gli occhi tuoi con lo sguardo che deve contrastare sul set. E dissi: vabbè, non si preoccupi maestro. E ringraziare, mi diede fiducia, come ho detto prima, l'ho ripagato anche. Sempre. Grande Ciro, purtroppo è finita, mannaggia, ma devi tornare da voi. Ma quando vuoi tu. Questo tuo curriculum, Marco. Alla fine andiamo a vedere tutti i punti. Sono contentissimo e felicissimo, perché tu sai, io ti adoro, mi lega a te un'amicizia fraterna da tanti anni. Ho avuto il piacere di conoscere Marco, grazie del vostro invito, in bocca al lupo, e grazie a te anche in radio. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Un bacio, ciao. E buone feste, grazie, Ciro. Grazie, auguri a tutti. A te, Fabrizio. Grazie, grazie ragazzi, sì, è bellissimo, stiamo andando a gonfie vele, è una puntata molto ricca di personaggi, tutti strepitosi. E beh, io mi sto informando di tante cose, perché tante cose che non sapevo, ma anche tante persone che ci stanno seguendo, ci stanno scrivendo appunto su sistaffetta@gmail.com, sistaffetta@libero.it, poi vi girerò le domande. Mi raccomando, seguiteci sempre, a voi la linea. Si staffetta VIP addirittura d'arrivo. Beh, è arrivato con noi un amico, ma un amico particolarmente di Marco. Voi dovete sapere che io l'ho conosciuto un po' di tempo fa alla mostra d'Oltremare, perché il mio amico Marco ha avuto problemi nell'atterraggio, anzi non era proprio partito da Milano, e quindi io mi sono trovata con, insomma, lui, bravissimo, preparatissimo, ma veramente non sapevo cosa chiedergli, perché non avevo proprio idea di cosa, visto che toccava a Marco. Poi non vi dico, Marco arrabbiatissimo, arrosicato, stava nervoso, e insomma finalmente oggi è qui, è tutto tuo Marco Sentieri. Sì, dici bene, guarda, Silvana, infatti vedi, chiudo la cartelletta, perché io con il mio amico, l'artista di oggi, non ho bisogno di leggere, perché lo conosco alla perfezione. È un artista, è un cantante che a me piace moltissimo per talento, per mestiere, ma soprattutto come persona. Marco Sentieri, e lo presento io. Benvenuto a Si Staffetta VIP, Marco. Grazie, grazie. Era ora. Era ora. Ciao a tutti. Vabbè, io ho fatto, sto a casa in pratica, ho fatto due passi. Non potevo mancare, piacere di rivedervi entrambi, ma non è vero che non sapevi cosa chiedermi. Diciamo che ci siamo fatti comunque una bella chiacchierata, era abbastanza preparata, soprattutto sul discorso disturbi alimentari. Certo, la tua canzone mi ha portato lì. Diciamo che se l'è cavata bene, Marco. Meno male, va. Se l'è cavata bene, esatto. L'ho un po' stuzzicata nei giorni a seguire, ero un po' inviperito, insomma, ma di qua potevi chiamarmi in remota, insomma, sono le cose mie di Silvana. Marco, davvero, sono contento, lo dicevo anche a Silvana prima, perché poi noi, da quel famoso Sanremo 2020, no? È ricorrente nelle interviste, perché poi è stato l'ultimo Sanremo a cui ho partecipato anch'io, e lì ci siamo conosciuti, il tuo pezzo Billy Blue, che è stato insomma un pezzo importante, un secondo posto, ma si dice anche il vincitore poi morale di questo festival per quanto riguardava la tua categoria. Vedi quanto ho voglia di parlare di Marco Sentieri, Silvana. Io poi ti ho seguito sempre, tu sei sempre stato molto carino, e quindi io conosco bene tutta la tua evoluzione musicale, e il tuo impegno anche nel sociale, appunto, è importante, per te la musica è anche questo.
Ma è una... la musica serve anche per veicolare messaggi importanti. Io ho avuto la fortuna di poterlo fare su un palco, su il palco, dove in quel momento c'erano 20 milioni di persone che guardavano il festival, ed è stata soprattutto un'emozione forte cantarla il 7 di febbraio, che coincideva con la giornata internazionale del cyber, contro il cyberbullismo. Per chi non avesse capito qual è la canzone, ah, l'hai detto già, Billy Blue, un brano scritto tra l'altro dal compianto Giampiero Artegiani, un grandissimo autore. E nulla, di cosa dobbiamo parlare? È stato forse, anzi sicuramente, il momento più bello lavorativamente parlando, ma non solo, anche umanamente parlando, della mia vita. Il festival, tu ci sei stato, dà delle emozioni, molti lo definiscono un vortice, ma io direi un bel vortice. Caspita. Hai ragione. Emozionante, magico, ma vivi una settimana pazzesca, no? Per voi che state sull'Ariston, sul palcoscenico dell'Ariston, ma anche tutto poi quello che c'è intorno, no? È uno spettacolo nello spettacolo. È uno spettacolo nello spettacolo, perché non si limita solo a quelle sere, o meglio a quelle 3-4 certo. ore, a volte pure 5, perché poi dura anche a notte inoltrata, di quella diretta, no, ma si parte dalla mattina con interviste, con shooting, incontri persone, fai tanto, provi, sì. Veramente, veramente per un artista credo che sia il massimo. Concordo in pieno, e ti dirò, peccato solo che siamo ritornati a casa e non abbiamo avuto il tempo di poterci godere quello che era successo, perché poi era stato un bel festival quello, il 2020, 2020. Sì, ma detta proprio dalla stampa, di tutti gli addetti ai lavori, il 2020 Amadeus è stato formidabile, perché poi sai, era il suo primo anno, poi soprattutto la categoria giovani ha dato tantissimo spazio. Io ricordo, oltre le quattro puntate che si fecero il sabato pomeriggio a novembre da Marco Liorni, ci fece fare la serata finale al Casinò, con Pippo, cioè abbiamo avuto il piacere di conoscere Pippo Baudo, sì, Carlo sì. Conti. È stato un grande festival. Bellissimo. Poi ci ha portato al Capodanno, lì a Potenza. È vero, a Potenza. Guarda, è stato veramente lui formidabile. E non solo, scusate, si notano dei pantaloni, Alviero Martini che ti ha vestito grande. In quel festival, avevi un look fantastico, quindi Alviero torna, no? Alviero che è il nostro brand. Sì. Ma poi voglio dire, gliel'ho detto anche in presenza, io avevo mio figlio che tifava per te, Billy Blue era lì, insomma, per... Come ci sei rimasto che non sei riuscito a strappare il primo posto? Ma non c'ho nulla, io non pensavo affatto alla vittoria. E tu pensa che a me mi definivano lo sconosciuto, perché io mi sono presentato lì senza una major, eravamo un'etichetta indipendente. E nelle fasi iniziali c'erano tanti indipendenti, ma poi arrivati negli otto finalisti c'erano solamente Sony, Warner, Universal, e quindi io mi sono scontrato contro che questa grande realtà. Per bello. Me già era, per me già era un salto grandissimo. Infatti, però ogni noi sera, ci speravamo da casa. Ma guarda, io dico. ogni sera dicevo: ok, pure se esco, ho fatto un grande passo. Poi, sai, lì anche la canzone di Tegla era bella, anche la canzone di Leo che ha vinto era bella. Era davvero un festival anche sulle forte. Nuove proposte. Sì, non l'ho mai voluto dire, però mi hanno sempre detto: Marco, ti sei scontrato contro tre generazioni di Gasman, perché lì c'era il nonno, il papà, bellissimo, il figlio. Quindi non era facile. Non era facile, però un grande risultato. Dai. Certo, certo. Andiamo dalla radio se ci arriva qualche domanda proprio per Marco. Sì, certo, grazie Silvana. Ciao Marco, buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio a te, grazie. arrivano domande anche particolari, perché hanno scavato un po' nel tuo passato e dicono, nel tuo curriculum vanti una partecipazione a X Factor Romania. Cosa ricordi di quell'esperienza? Ah, solo cose buone. Ricordo solo cose buone perché è stata la mia prima grande esperienza. Quando in Italia non si trovava spazio, tu pensa che io ho cominciato a fare musica che avevo 12 anni, sì, all'inizio era un po' più tutto amatoriale, però verso i 16-17 anni cominciavo a farlo proprio a livello professionale, aprivo i concerti, cominciavo con le prime band, e quando non c'era spazio in Italia ebbi un incontro del tutto casuale con una persona che mi chiese se volevo rappresentare l'Italia lì in Romania.
Non avevo nulla da perdere. In realtà anche qualcuno vicino a me mi diceva: Marco, ma sei sicuro? Ma cosa vuoi fare? Che devi andare a fare in Romania? Invece poi è una esperienza che mi porterò per sempre nel cuore. Lì, oltre alla partecipazione ad X Factor, ho anche vinto due festival internazionali rappresentando l'Italia. E sono state i primi festival che ho vinto, sai, sono state le prime affermazioni importanti che mi hanno fatto capire, aspetta, forse in realtà, perché sai, si arriva verso i 30 anni che cominci a farti delle domande, dici, aspetta, ma è questa la strada giusta, che faccio? E proprio allo scoccare dei 30 anni sono arrivati i primi trofei. Grazie Marco. Grazie a voi. Buone feste anche a te. E ai tuoi bambini e a tua moglie. Gaia, Umberto, Iole, mia moglie, nulla. Ciao a you. Ciao. Grazie. A te Fabrizio. Grazie Silvana, che bell'outfit rosso, rosso natalizio, come rosso anche il logo di Play4U Web Radio. Anche alle mie spalle vedete che il rosso prevale tantissimo. Vi faccio una piccola parentesi: il rosso è anche il colore del cavetto del microfono. Vabbè, ho detto una sciocchezza, ma no, ma era soltanto per divertirci un po'. Io vi restituisco la linea al prossimo ospite. Silvana, tu lo sai che da quando vengo a Napoli a fare sì staffetta VIP non posso non mangiare che cosa? La pizza! Ma quale? Quella di Vincenzo Capuano e le sue farine Caputo. Via! Buongiorno dottoressa del mio cuore! Oggi con questa nuova pizza cacio e pepe con farina nuvola e lievito secco della Caputo voglio augurarvi un buon Natale e un felice anno nuovo. E voi siete sempre la dottoressa del mio cuore. Ma tu voliva pizza, pizza, pizza. Ed allora termina questa edizione fantastica di Si Staffetta VIP, così con tanti artisti, questa puntata è stata pazzesca, ma tutte le 10 puntate di Si Staffetta VIP sono state veramente interessanti. E come potevamo concluderla, Marco? La dovevamo concludere con colui che ha creduto dall'inizio nel nostro format Si Staffetta VIP in TV, e c'ha, tra l'altro siamo qui nel suo regno, nel suo studio, un grande fotografo, veramente fotografato i più bei volti, attori, attrici, cantanti e anche la nutrizionista, insomma, diciamocela tutta. E quindi grazie veramente di cuore al nostro amico Marcello Merenda. Benvenuto Marcello. Grazie, benvenuti a voi. Sì, perché siamo a casa tua, è un grande piacere, è vero Silvana. Marcello ci ha dato la possibilità di dire: ho il fotografo di scena sul set di Si Staffetta. E che fotografo! E che fotografo! Ne parlavo, e poi dopo ti faccio subito intervenire, ne parlavo prima nel backstage, Marcello è proprio bravo anche con gli attori, no? Te lo dicevo prima, perché a lui non sfuggono i particolari, lui se ti dice una cosa ti mette intanto a proprio agio e ti fa capire esattamente la posa, la postura, e per gli attori è importante, perché a volte gli attori non sono tanto abituati, Marcello, a farsi fotografare. Quindi se dall'altra parte c'è il maestro che ti indica e ti mette a tuo agio, diventa una bella foto. Sì, io ultimamente sto lavorando tantissimo con gli attori, le agenzie a Roma mi propongono tantissimo per fare i book fotografici. Ed effettivamente gli attori, che possono sembrare delle persone che sono abituate a stare sul palco e quindi si presuppone che siano disinvolte, in realtà hanno sempre un po' di problemi con la foto, perché la foto è statica. E quindi l'aspetto più difficile del book fotografico non è tanto legato alla tecnica, all'inquadratura, alla messa a fuoco, queste cose qua, ma c'è un lavoro psicologico, come tu dicevi. Io parlo molto con loro, li faccio parlare, li faccio recitare. Questa è una cosa che ho notato che li sblocca un po'. Certo, hai ragione. Perché in effetti ci fu un attore, Pietro Giuliano, che in effetti diede là questa cosa, che lui dice: Marcello, ma io non riesco a mettermi in posa, ho una difficoltà enorme. Posso recitare? Io, vai, recita. Facciamo delle foto molto belle, perché poi vengono delle espressioni molto più intense. Tu lo sai perché sei attrice, quindi ma anche Marco, infatti con voi mi trovo bene, poi Marco non voglio adesso, anzi anche tu sei bravissima, oltre che attrice potresti fare anche la modella, poi Marco invece ha le sue pose, però io mi diverto molto. Secondo me anche il segreto è pure quello, che io mi diverto molto quando fotografo in generale. Si vede. Quando ha a che fare con delle persone, poi secondo me gli attori sono sempre, diciamo quasi sempre,
delle persone interessanti, perché hanno un background artistico, culturale molto vivo. Prima, per esempio, abbiamo parlato con Ciro Capano, ci ha raccontato delle cose bellissime, delle sceneggiate. Io mi sono commosso prima quando mi ha parlato del provino che ha fatto con Sorrentino. Vero. Ciro Capano, che tra l'altro ho fotografato, un book fotografico, perché in agenzia con cui lavora, insomma, io ci collaboro tantissimo. Sì, devo dire che oggi tutte le puntate sono state bellissime, ma quella di oggi è stata proprio emozionante, anche qui proprio come l'abbiamo vissuta nel backstage, no? E anche voi che stavate dietro avete potuto sentire quest'aria magica che è il nostro Natale. È Natale. Volevo chiederti in realtà, tanti giovani si avvicinano alla fotografia, no? Tu tieni anche corsi di fotografia. Finalmente, dopo 2 anni che mi sono fermato per colpa del Covid, a gennaio riprenderò con i corsi di fotografia, che è una cosa che ho fatto negli ultimi 10 anni che mi ha arricchito tantissimo da un punto di vista umano. Ho conosciuto tanta gente, sono nate tantissime cose. Adesso ci penso, mia moglie l'ho conosciuta tramite il corso di fotografia, perché una ragazza che ha fatto il corso se la portò un giorno in un'uscita fotografica. Ma tu pensa. Vabbè, ma in realtà più fai, più cose ti capitano, lo sapete benissimo. Nel senso, poi poter non trasmettere... bisogna stare chiusi nel proprio nido. Sì, ma poi poter trasmettere il proprio lavoro è bellissimo, la propria passione, no? Sì, io ho scoperto che a me piace tantissimo insegnare la fotografia. Forse mi lascio andare troppo e quindi sono troppo disponibile, infatti mi chiamano a tutte le ore del giorno e ripeto le lezioni a chi non viene, infatti per questo sono stato anche bacchettato da mia moglie, però sono fatto così, io se mi chiedi mi dai una mano io te la do e se mi chiedi mi ripeti questa cosa io la ripeto, sono fatto così. Perché la figura del maestro, no? Quando si insegna una materia artistica in realtà non ha mai fine, perché no. Hai sempre questo... Poulain Rouge proprio con i tuoi allievi, è così, io ne so qualcosa perché anche io piccolo lo faccio. Quello fai, esatto. Certo. E quindi non finiamo mai in realtà. Sì. Vediamo se dalla radio il nostro Fabrizio c'ha qualche domanda. Ciao Fabrizio. Marcello. Ciao Marcello, la lacrimuccia mi viene perché è finita una prima stagione perché... Chi lo sa che non c'è anche la seconda? Vai, incrociamo le dita. Nel frattempo hai reso hai reso bello me, perché con loro c'era poco da fare, voglio dire, cioè sono belli di... ecco, no, perché insomma... Ricordo che è l'esperienza dello shooting fotografico, quindi ti faccio i miei complimenti. Grazie. Innanzitutto, grazie per aver reso l'immagine ancora più... come dire, nitida per quello che fare. Io mi nascondo dietro a queste cose qua e quindi niente, il mio è il ringraziamento, più che domanda era questo, farti un grande applauso per quello che è la grazie cosa. A te un grande grazie. Applauso anche da parte nostra, grazie Marcello per tutto, grazie a voi, per ragazzi, i tuoi shooting, per la tua pazienza e per la tua professionalità, ti vogliamo grazie. Bene anche io e grazie anche per queste ultime 3 puntate dal tuo studio. Grazie. Mi raccomando, Marcello Merenda, insomma, mi raccomando. È una firma, basta. Grazie Marcello. Grazie a voi. A te Fabrizio. Ciao. Grazie Silvana, grazie ragazzi. Prendo io la linea per i saluti finali, i saluti, i ringraziamenti a tutti i personaggi, tutti gli ospiti che sono stati qui con noi a Sistaffetta VIP e alle persone che ci hanno seguite da casa con le loro domande, con le loro curiosità. Io vi faccio tanti auguri dalla postazione di Play4U Web Radio Fabrizio Oliveri, un bacio grande e a voi la linea ancora una volta. È finita, ma veramente, dai. Incredibile, dai. È stato un viaggio incredibile, un percorso intenso. Ci abbiamo creduto fortemente, siamo contenti, abbiamo chiuso veramente in bellezza una grande puntata. Grazie Marco per avermi affiancato in queste 10 puntate con i tuoi meravigliosi ospiti, ma soprattutto per il sostegno da amico e da professionista quale sei. Grazie. Ed è stato veramente emozionante, vedi, poi io incomincio ad emozionarmi e non va bene, no, ma perché però in realtà siamo contenti. Siamo credo, contenti, no? Anche per me vale la stessa cosa, sei stata veramente
una padrona di casa magnifica, mi hai ospitato in questo format e siamo diventati insieme co-conduttori, grazie anche a Fabrizio naturalmente, e davvero Napoli è anche nel mio cuore perché mi ha accolto benissimo, davvero. Spero che insomma sia soltanto l'inizio. Speriamo, infatti. Abbiamo terminato questa prima edizione di Si sta fetta VIP con un saluto a voi tutti. Da me Silvana Di Martino. Da me Marco Signorile. E ciao alla radio Play for You Web Radio. Ciao Fabrizio. E buon Natale. Buone feste. Buone feste. Ciao. Ciao. Auguri a voi.